Ciao ragazzi, sono F. Questa sera Miss Matilda Blog fa tappa al Super Sony per un tour, il Diabolica Tour con Congo Rock e Pinky Spunk. Ciao ragazzi, sono insieme ad Andrea e Nico, i Pinky Spunk. Ciao, ciao. Ma Andrea, partiamo da te, come nascono i Pinky Spunk? Ma guarda, semplice, ma intendi il nome come mai? Un po' sia il nome che la situazione. Siamo amici dai tempi del liceo, sì. Abbiamo fatto entrambi DJ in separate attività. Se non sbaglio, Nico è arrivato dopo. Sì, ma pochissimo dopo, quando è nato Pinky Spunk, e dal 2006 abbiamo iniziato questa cosa insieme definitiva, quindi, però in realtà noi ci conosciamo da quasi 20 anni, da prima. Vi riunite e formate i Pinky Spunk e a un certo punto iniziate ad aprire concerti di Steve Aoki, Benny Benassi, Woody Beatles. Ma qual è stato il concerto più particolare? Il bus tour di Benny Benassi oppure il tour italiano di Steve Aoki? Ma è vero che tirava le toppe? Ha iniziato dopo, noi abbiamo iniziato veramente quando lui era molto più piccolo di adesso fa veramente dei suoi. Questa sera ragazzi qui è Super Sony Diabolica. Coricò è il nostro... In assoluto uno dei club che preferiamo al mondo. E anche uno dei top. Assolutamente sì, lo merita, tutti i DJ che vengono lo dicono. E poi per noi, votatelo su per DJ Mag. E poi per noi è molto, c'è una famiglia ormai, siamo molto affezionati sia al locale che a chi ci lavora. E comunque suonarci è veramente un'esperienza, cioè puoi girare il mondo, andare in America, ma la piramide è sempre la piramide. Infatti chi viene anche da tour mondiali, quando passa da lì, non la vuole più lasciare quella console perché è stupenda. Come è considerata la musica EDM italiana all'estero? Oh, sta crescendo, sta diventando... Ci sono tanti nuovi produttori adesso, quindi secondo me è un po'... Ci sono diversi nomi, no? Sì, Merkel Cremont, eccetera. E quindi c'è una nuova leva, è un momento difficile, poco creativo, però speriamo che... Su quali giovani volete puntare voi? Noi Merck & Cremont sono nostri amici, abbiamo fatto un singolo che uscirà presto insieme, sono di Milano anche loro, sono talentuosi, sono bravi, l'hanno presa giusta, hanno il giusto, come si dice, la giusta attitude, come si comportano, come suonano, quindi ci piacciono molto. Nico, come lo definite un po' il vostro stile musicale? Ma una volta era abbastanza... un mix di suoni diversi, perché arrivando da due background differenti cercavamo di mischiare, forse qualche anno fa, 2 o 3 anni fa, i pezzi venivano proprio composti in questo modo, cioè mischiando più cose. Adesso purtroppo l'EDM si è uniformato ed è un po' più difficile. Siccome tutti tendono a suonare più o meno gli stessi pezzi, la cosa utile e intelligente da fare è cercare di creare un qualcosa di nuovo, sia a livello di show in console, sia a livello di editing dei pezzi, cercando di suonare dei remix diversi, di mischiare, di fare dei mashup, perché sennò suoniamo tutti gli stessi pezzi. Quindi è anche un cambiamento visivo, oltre che a un'evoluzione musicale. Direi di sì, se si ha la possibilità, direi che sia dal punto di vista dei visuals che un minimo di presenza sul palco importante, direi che fa la differenza. Insomma, in quali progetti state lavorando? Cosa uscirà? Allora, speriamo questo singolo con Merck & Cremont, che ci crediamo molto. Quando è che uscirà? Stiamo ancora valutando, ma comunque sicuramente in questa primavera. E quindi abbiamo anche altre robe, altri singoli, niente, noi andiamo avanti, speriamo di tornare presto in America.
e basta, di girare l'Italia, di girare continuamente, questo è il nostro lavoro, la nostra passione, finché ce n'è noi siamo contenti di andare avanti. Ma com'è andato il bus tour con Beni Benassi? Un'esperienza incredibile, abbiamo fatto tantissime date in pochissimi giorni, abbiamo fatto quasi 7500 km su quell'autobus ed è stata veramente un'esperienza che ci ha cambiato sia a livello lavorativo che a livello di persone, perché comunque ci siamo trovati in questa nuova dimensione che per noi era ancora sconosciuta, quella di quel circuito, di quei club, sai, è stato stupendo, cioè, ricordo che ci porteremo sempre con noi. Infatti dobbiamo ringraziare Benny perché questa cosa che ci ha fatto fare davvero è stata grande. Sicuramente informativa. Sì, assolutamente. Ma insomma, dopo lasciamelo leggere School e Banana. Sì. School e Banana dopo Storm, quando sarà il prossimo album? Ma album adesso spero che tutte le etichette tendano a farne sempre meno. Io penso che dall'anno prossimo non usciranno più degli album interi, anche perché è inutile, la gente comprando su iTunes o comunque online è difficile che si compri un album. Quindi io direi che bisognerebbe focalizzarsi più sui vari singoli e niente, far uscire magari degli EP o comunque vari singoli, poi alla fine magari puoi fare un greatest hits o comunque una raccolta, puoi fare un album più avanti, però non puoi pensarlo e concepirlo come si pensava una volta, soprattutto poi essendo musica elettronica, secondo me non ha un senso. Noi siamo i Pinky Spunk e vogliamo salutare Miss Matilda Blog. Ciao a tutti! Ciao!